Siamo Bea e Simo e quest'anno abbiamo iniziato a viaggiare nel nostro van Arthur dell'89, iniziando proprio dall'Europa. La sensazione di essere liberi, di vivere all'avventura, guardare i colori del tramonto da diverse prospettive, sentirsi vivi, è quello che ci ha spinto a vivere così. Oggi vi portiamo alla scoperta della Toscana, posti meno conosciuti ma che ne valgono davvero la pena, e non ci facciamo mancare alcuni intoppi con Arthur. Questa mattina ci siamo alzati presto per goderci un posto meraviglioso, i bagni di San Filippo, poco conosciuti ma che secondo noi ne valgono davvero la pena. Urliamo un po' così magari ci sentite. Siamo in un posto meraviglioso, ragazzi. Se ci potete vedere, perché la lente è già appannata. Si appanna per il vapore dell'acqua. Dunque siamo arrivati ai bagni di San Filippo. Siamo arrivati qui all'alba, ancora non c'è nessuno, saranno quasi le 8, è un periodo meraviglioso, fa freschetto fuori, ma l'acqua è caldissima, quindi anche se fa freddo volete venire ragazzi, è bella calda, è meraviglioso qua. Belle sì, ma che freddo! Tremare! Fa un freddo! Vedete probabilmente la macchinetta tremare! La labbra viola, ecco! Però meritano, sono davvero belle! E una cosa positiva che abbiamo notato rispetto alle terme di Saturnia è che qui non ci sono i vermetti rossi che ti entrano ovunque, quindi però sono davvero molto molto belle. Finalmente ci stiamo scaldando un pochino. Avevamo bisogno di un po' di sole. Poi c'è quell'arietta freschina che arriva e ti taglia le ginocchia praticamente. Che bello ragazzi. Bene, adesso torniamo alla base perché iniziamo a sentire anche un buco allo stomaco oltre che alle ginocchia tagliate. E abbiamo fame, quindi torniamo a far colazione. E poi dobbiamo anche risolvere un problemino. Sì, perché abbiamo perso. Ah. O meglio, speriamo non aver perso, ma che sono da qualche parte nel van le chiavi del nostro box che abbiamo sul tetto. E quindi sì, dobbiamo trovarle. Accorti questa mattina che non c'erano più e quindi se non Nara rimarrà senza crocchette, perché là teniamo le crocchette e delle scorte di cibo e le cose del mare, diciamo. Sì, quindi adesso torniamo e vediamo di trovarle. Adesso che abbiamo la pancia piena torniamo al van, ci siamo presi un pochino di sole e cattive notizie, non troviamo più le chiavi. Quindi per fortuna non sono quelle del van, ma sono quelle del box superiore e del boiler istantaneo, ma quelle del boiler istantaneo a casa dei miei genitori abbiamo la coppia, quindi quello non è un problema. Però quelle del box avevamo entrambe le chiavi, quindi anche la coppia, attaccate insieme. Intelligenza suprema. Quindi adesso cerchiamo un posto in cui ce la scassino. Poter trovare una soluzione, anche perché oltretutto qualche giorno fa non l'avevamo detto, ma abbiamo perso il tappo. Ho perso io, probabilmente. Simo ha perso il tappo dell'acqua e infatti qui non c'è. Ragazzi, siamo un disastro.
Quindi adesso sono le 10 e riorganizziamo questa giornata in cerca di un camper service o un qualcosa che abbia delle soluzioni per noi. Pronto Giramondo? Buongiorno, vorrei chiedere un'informazione. Voi per caso avete dei tappi di ricambio per il serbatoio dell'acqua esterni? Dovrebbe essere. Questa donna, che poi con l'accento toscano, meraviglioso, vediamo l'ora di sentire di nuovo gli accenti toscani, e ha detto che c'è il tappo per il ricambio nel serbatoio dell'acqua esterno, che nome è lunghissimo, però c'è e speriamo vada bene anche per il nostro. Per quanto riguarda la chiave, vedremo in un... cosa che era? In un centro ricambi per auto. Sì, sì, accessori, robe del genere. Però per adesso, siccome non è una cosa comunque urgentissima, per fortuna le crocchette di Nala abbiamo fatto il pieno, quindi non muore di fame. Comunque adesso continuiamo il nostro percorso per la Toscana e dopo ci rivediamo dopo per questo discorso. La prossima meta è un viale iconico della Toscana con i suoi cipressi. Si trova nell'agriturismo Poggio Covili e la strada per arrivare lì è incantevole, con queste distese immense di prati verdi in fiore giallo e colline infinite. Non potevamo non venire in un posto del genere, c'è un viale di cipressi in Toscana. No, vabbè, ammirate. Ammirate questa meraviglia. Ciao! No, vabbè ragazzi, cioè non potete capire. Allora siamo venuti qua per fare delle foto in questo viale di cipressi che è incredibile. Quella di là è la copertina di Windows? Praticamente sì. E abbiamo trovato due coppie di persone meravigliose, tra cui una con questa 500, ma la meravigliosità di trovare le persone così solari, così momenti. Sì, che ci hanno lasciato fare foto con la loro 500. Sì, ve ne facciamo vedere qualcuna. Però sono momenti memorabili, ragazzi. Viaggiare ti apre veramente la mente, è meraviglioso. Dopo esserci fermati per qualche oretta a lavorare, sentendoci ispirati da questo posto, ci siamo spostati verso un paesino poco conosciuto. Benvenuti a... Pienza! Dicono che questa è la... La città ideale, suppongo per questa vista che ha. Beh, già da questa vista possiamo capire molte cose. E adesso con questo bellissimo tramonto e soprattutto un cielo limpido dopo dei giorni un po'... Stiamo andando a fare una passeggiata verso il centro. Fa vedere. Allora, l'Elsa a livello europeo è tra i fiumi più importanti per la riproduzione del pesce, grazie alle sue acque molto miti. Ecco. Quindi si riproducono molto spesso durante l'anno i pesci. Però noi non usufruiremo del pesce, usufruiremo solo di questo bel sentiero che inizia ovviamente da qua e si chiama Sentiero d'Elsa. Che tra l'altro d'estate lo vedrete, se venite d'estate lo vedrete con pochissima acqua e quasi dormiente perché appunto penso che si prosciughi per pensavo di l'inverno invece le... vabbè, c'è scritto qua. Fantastico. Allora speriamo adesso di bagnarci bene i piedi. Sì. Siamo arrivati
benvenuti al primo intoppo, ragazzi. Chiamiamolo intoppo, ma eccolo qua. Noi dobbiamo seriamente passare lì adesso per continuare il percorso. In mezzo così a un fiume a piedi scalzi. Adesso si continua a piedi scalzi. Quasi tutto questo tratto lo stiamo facendo a piedi scalzi, tranne magari l'inizio dove ci sono delle rocce che se no ti penetrano i piedi. Ma se siete dei amanti della natura e vi piace stare a contatto con la natura, questo sentiero è un must da fare con i piedi scalzi. È una sensazione meravigliosa, poi è pienamente terra, tratti c'è un po' di fango, passi in mezzo all'acqua, è veramente bello, te lo godi il doppio con i piedi scalzi. Leggendo il ponte di Spugna. E soprattutto quando si cammina a piedi scalzi si guarda per terra perché ci sono comunque dei sassi ogni tanto. Confermo. E bisogna guardare per terra, però bisogna anche guardare in alto perché ci sono alberi che passano sopra la testa e se non li vedi ci vai addosso in pieno. Quindi attenzione, sennò tornate a casa accecati o senza dita dei piedi, quindi attenzione. E per aggiungere un tocco di storia, questi sono i resti del ponte che al tempo era l'unica strada che si dirigeva verso Firenze. Poi è arrivato il momento di risolvere quei piccoli intoppi di Arthur. Probabilmente qualcosa di esterno, occupazioni esterne che vanno poi a finire sul ponte. È stato il nostro salvatore! Sì, finalmente un problema dei tre è stato risolto, perché adesso sono tre problemi, cioè erano tre, adesso sono due, ce ne sono altri due da risolvere. E quali sono? Che uno è l'acqua del bagno. Che non l'avevamo neanche detto, no, questo. Che è un aggiornamento fresco fresco di ieri. Che ah, non gli abbiamo chiesto dell'apertura? Che apertura? Del portellone? Che qui ne sono quattro i problemi. Cioè, il primo era che avevamo perso il tappo dell'acqua, quindi ce l'ha messo e questo è perfetto, perfetto. Secondo è il box di sopra che abbiamo perso le chiavi e qua ci ha detto che dobbiamo scassinarlo, esatto, e chiuderlo in un altro magari modo. Magari prendendo delle graffette riesco in qualche modo, con qualche tutorial, a fare ladro e risolvere il problema. Adesso vediamo. E poi c'è dal bagno che esce un po' d'acqua, non dal water, ed è per quello che non riusciamo a capire. E il portellone che da ieri, dall'altro ieri da dentro non si apre, cioè fa molta fatica ad aprirsi. Quindi torniamo a dirgli questa cosa del portellone. Detto fatto, ci vuole il carrozziere.
Che vabbè, diciamo è un problemino, però non è nulla, diciamo, di così grande. Grave. Perché almeno si apre da fuori, finché sì, si apre poi da fuori. Con qualche pugnetto ce la si fa. Non è il modo più ortodosso di farlo, ma si apre. E poi dobbiamo anche andare da Carglass, perché questo è il quinto problema. Eravamo partiti due, adesso siamo a sette. Vabbè. No, a cinque. Da dentro, quando eravamo al lago di Trasimeno, con la pioggia di traverso entra acqua. E siccome è un modello troppo vecchio e non fanno più i ganci per le finestre di questo modello, non ci sono più i ganci sotto perché li hanno rotti col tempo, e quindi là ci sono buchi, e quando entra acqua l'acqua finisce dentro i buchi, e quindi dove finisce? Nella carrozzeria. Quindi, siccome è anche un po' crepata quella finestra, andiamo da Carglass a sentire i costi, le tempistiche, eccetera eccetera. Però anche questo, c'è qualche problema? Così è aperto? Ok, sì, ho già sbagliato. Voilà. Gira. Chiude, è chiuso. Abbiamo imparato, siamo sicuri? Adesso separiamo le chiavi. Sì, una in banda e una sulle chiavi che ci portiamo in giro. Andare in retro con Arthur è l'ansia. Ok che ci siamo fuori, ma è l'ansia. In più in zone industriali, che ci sono macchine e cose ovunque. Giro. Giro. Dai, la stiamo andando bene? Ok, ci siamo. Dai, che arriva qualcuno. Nala, vieni qua. Vai, parti! No, non ti spaventare. Prossimo shop? Carglass! Carglass ripara, Carglass sostituisce! L'unica cosa è fatto questo qui. Questo qua, facendo questo gioco qui, chi entra di là. Non cambieremo questa finestra perché intanto costa tantissimo, ci vuole minimo 3 mesi di attesa per la pratica e tutto quanto, e ci ha dato comunque però dei consigli su come poter bloccare meglio in modo che non entri l'acqua. Però è un ragazzo talmente tanto simpatico che adesso gli abbiamo chiesto consiglio per il box in alto, adesso viene fuori con un martello, un cacciavite, cos'è che ha? Un cacciavite, per cercare di scassare una parte che blocca il ferro per muoversi. Di piatto, se lo metti di piatto e provi a spaccarlo. Così intendi? Sì. Se tagli praticamente l'aggancio dovresti riuscire a... Wow. Ok, aperta. Tira. Vabbè, grandissimi! Ok, posto. Ora c'ha le crocchette. C'è magari un buchetto sulla plastica che non è, come dicevo io. Si può essere. È bloccato, questo così non va indietro, lo tiene tirato. Siamo andati in altri due camper service e entrambi ci hanno detto ovviamente che non ci sono i ricambi dei ganci delle finestre, perché alla fine stiamo optando per quelli che sono più semplici, che non cambiare tutta la finestra, però è un van dell'89, quindi non producono più questi ganci, ma non hanno neanche delle cose simili per tenerli in un determinato modo. Un'altra alternativa è farci una piastra avvitata qua, un pochino più alta, e poi avvito questo nella piastra e utilizzo questo profilo per fissarlo. Sì, sì. Diciamo l'asse. Forse ragazzi abbiamo trovato la soluzione. Noi adesso compriamo 2 attacchi e poi li metteremo noi. Speriamo sia questo. Abbiamo i 2 pezzi diversi.
No, uguali, sì, no, non l'altro va diversi da quelli che ci sarebbero dovuti essere. Perché non li fanno più, ormai il nostro camperino è troppo vecchio, non li hanno più in produzione, però abbiamo trovato una soluzione alternativa che metteremo in pratica però... A breve. Sì, metteremo in pratica, non oggi perché è tutto il giorno che siamo delle trottole, no. Adesso ci spostiamo, andiamo in un posto... L'ultimo posto, in teoria, della nostra, della nostra avventura qui in Toscana. Posto naturale, però invece altro facciamo vedere dopo. Troviamo però la soluzione. Lasciamo qui. Sì. Metto il navigatore e andiamo. La prossima destinazione. Certo. Purtroppo siamo arrivati tardi al Parco Regionale Migliarino, in quanto chiude alle 19.30, ma siamo comunque riusciti a goderci una piccola parte e concludere con una bellissima luce.